Buonasera amiche, buonasera amici bianconeri, eccoci qui sul mio canale, bentrovati nel post partita appena terminata tra Juventus e Roma. Giuro che la t-shirt che indosso, la polo che indosso non è in onore, in omaggio ai colori giallorossi, ma questa sera obiettivamente è una brutta, brutta, brutta partita, una partita avara di emozioni, scarica di ritmo. Che andiamo a commentare, poi spazio chiaramente alle vostre impressioni per capire se sono in linea con quelle del sottoscritto oppure se ci sono spunti che a me personalmente possono essere sfuggiti. Mi raccomando, come sempre, grazie per i tanti, tantissimi messaggi lasciati sotto i contenuti precedenti. Continuate a farlo. Se non siete iscritti, iscrivetevi, azionate la campanella di notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostro gradimento. Dunque, Juventus e Roma si spartiscono la posta, uno 0-0 scialbo, una partita brutta, nel primo tempo direi bruttissima, partita altamente sotto ritmo, dove anche le belle performance dei giovani che avevano ben impressionato nel corso delle prime due giornate, beh, non hanno avuto un seguito, non hanno avuto una conferma, ma non è il caso di far drammi. Lo voglio dire subito perché sono certamente deluso da quella che è stata la prestazione, perché non vedevo l'ora di vedere giocare la Juventus, perché ero veramente carico anche di vedere un po' i nuovi acquisti, qui ci arriveremo. E quindi la tanta euforia, il tanto entusiasmo pre-match è stato chiaramente un po' spento da quella che è stata poi la performance che la Juventus ha esibito, al cospetto di una Roma che è parsa migliore nel primo tempo, non tanto per le conclusioni, perché l'unica vera opportunità è toccata sui piedi di un Dusan Vlahovic premiato come MVP del mese di agosto, che sicuramente non ha iniziato bene il mese di settembre. Brutta partita, tecnicamente scarsa, direi anche tatticamente letta male, perché tante le scelte sbagliate di Dusan in qualsiasi tipo di situazione di gioco. Stasera davvero dietro la lavagna, partita da dimenticare per il bomber che aveva così ben figurato al Bentegodi contro il Verona. Ma ripeto, non è il caso di fare drammi, nonostante questa euforia sia stata un po' smorzata da una prestazione, diciamo, non voglio dire sottotono, perché ancora dobbiamo capire qual è il tono della Juventus. Ci siamo illusi che il tono della Juventus si possa essere un tono molto elevato, lo sarà sicuramente, sia chiaro, perché la qualità della rosa è sicuramente elevata. Scusate l'interruzione, dicevo, la qualità della rosa è sicuramente elevata, ma deve chiaramente dimostrare poi di esserlo sul campo, perché siamo nel pieno processo di amalgama, nel pieno processo di formazione del gruppo e questa sera, al cospetto del primo vero test, diciamo difficile, perché si giocava contro una squadra comunque che lotterà per le zone alte della classifica, beh, va detto che la Juventus non ha certamente esibito una performance positiva. Un po' meglio nella ripresa, un po' meglio nella ripresa dove hai, diciamo, pseudo rincalzi, chiamiamoli così, ma anche se non lo sono fondamentalmente. Però, diciamo, la Juve è partita con quella rosa e quindi non aveva la qualità che c'era oggi sulla panchina. Quando nel secondo tempo sono entrati i giocatori del calibro di Douglas Luiz, Koop Meiners, Francisco Conceição, Nico Gonzalez. Lasciamo stare Weston McKennie, su di lui ci torneremo magari più avanti, sperando che possa farmi ricredere rispetto a quello, non per tanto perché oggi abbia esibito una performance non all'altezza, non mi è piaciuto, ha sbagliato anche lui diversi appoggi, ma fanno parte di una partita da lui non giocata bene, quindi non è certamente colpa di McKennie. Dicevo, per tutti quanti gli altri che ho menzionato, sicuramente dalla panchina si è alzata ed è entrata in campo tanta, tanta qualità. E questo deve gioco forza a fare la differenza alla lunga. Mi è piaciuto tantissimo l'impatto di Francisco Conceição nel nostro campionato, un giocatore che ha veramente tanta qualità nel dribbling, secco, giocatore capace di creare la superiorità numerica, giocatore capace di creare davvero tanti grattacapi alle difese avversarie. Tanto che su quel lato la Roma ha provato a rimporvi rimedio con l'inserimento di Zalewski, ma Conceição ha continuato a imperversare, a fare male, ma la Juve non è stata capace di approfittare dei suoi guizzi, anche perché dentro l'area di rigore non c'è mai stato quell'instinct killer fondamentale per vincere queste partite che possono essere sbloccate anche magari proprio dalla singola occasione. Mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità, un Federico Gatti, capitano, sontuoso, partito non benissimo, ma cresciuto alla distanza e secondo me artefice di una prestazione veramente di grande sostanza.
sia nella fase di contenimento, sia nella fase addirittura di interruzione di azioni pericolose, ma anche nella fase di uscita, palla al piede, di impostazione. Ovviamente migliorabile, ovviamente si può fare decisamente meglio, però un Federico Gatti che veramente mi ha impressionato in termini molto molto positivi. Bremer, il solito leone, bene Locatelli, che non è nemmeno lontano parente del Locatelli che avevamo conosciuto la passata stagione. Non mi è piaciuto ad esempio Nicolò Fagioli, che continua a essere un giocatore che, a cui manca probabilmente il ritmo partita, gli 8 mesi di assenza dai campi si fanno sentire, ancora non ha diciamo preso in mano quella situazione con quella personalità che quando fu gettato nella mischia in quel di Lecce da Allegri ormai 2 stagioni or sono, mi aveva così un po' impressionato. Adesso mi sembra ancora un giocatore alla ricerca di se stesso, ancora privo di geometrie giuste, di tempi di gioco corretti. Ad esempio stasera molto meglio l'ingresso di Douglas Luiz, che ha dato subito saggio delle proprie qualità, della propria tecnica, della propria capacità di conduzione, di gestione delle situazioni. E credo che dopo la pausa, che adesso per due settimane ci terrà lontani dalla nostra Juventus, Douglas Luiz potrebbe essere un'arma in più, potrebbe davvero prendersi una maglia da titolare. Vedremo, perché ancora il tempo è piuttosto lungo per pensare di cominciare a già fare la formazione in vista della prossima partita, però va da sé che questa Juventus nel ingresso di questi ricambi, appunto lo stesso Koop Meiners, Nico Gonzalez, Francisco Conceição, Douglas Luiz, ha trovato della qualità, quella qualità che sicuramente fa la differenza rispetto a quello che ad esempio poteva essere la passata stagione, dove magari avevi un buon 11 iniziale, poi quando cominciavi a dover fare dei cambi trovavi veramente difficilmente tanta qualità tutta insieme. Vedremo quelle che saranno le scelte prossime, futuro. Di sicuro credo che Francisco Conceição abbia dimostrato di potersi prendere una maglia titolare nel breve. Nico Gonzalez, entrato al posto di Dusan Vlahovic, ha dimostrato di avere voglia di fare bene, di mettersi in mostra. Koop Meiners un po' troppo lontano dalla porta, ha aggiustato bene, ma mi piacerebbe vederlo più vicino alla punta, più sotto punta che diciamo sulla linea dei due davanti alla difesa. Probabilmente quelle non erano le consegne, ma la voglia di essere d'aiuto ai compagni, di costruire, portare palla, mettere palloni pericolosi per i compagni, forse ha fatto la differenza. Fatto sta che la Juve non è riuscita ad avere occasioni nitide per battere Svilar, che è rimasto sostanzialmente diciamo inoperoso. Fatto salvo nel primo tempo una deviazione su assist di Yıldız di Dusan Vlahovic, che è anche poi l'unica vera palla buona giocata dall'attaccante serbo, che questa sera, ribadisco, non ha giocato sicuramente una buona prestazione. Nemmeno Yıldız ha convinto a pieno questa sera. Insomma, una Juve che è sicuramente da rivedere, una Juve che non mi stupisce più di tanto il fatto che sia andata incontro ad un pareggio e che sia andata incontro ad una prestazione non all'altezza delle prime due, nel senso che l'euforia, l'entusiasmo che c'erano mi portavano, e credo tanti di voi, a sperare che stasera sarebbe stata un'altra partita. Però è anche obiettivamente umano pensare che con tanti giocatori nuovi, con un allenatore nuovo, con un sistema di gioco diverso, prima o poi si potesse andare incontro a certe difficoltà. La Roma ha fatto densità con 11 elementi dietro la linea della palla, brava nelle uscite, e quindi ha messo in difficoltà essa stessa il gioco bianconero. Di conseguenza ci sta questo pareggio, che non deve essere visto come un dramma nella maniera più assoluta. Intanto la Juve di positivo però porta a casa la terza partita senza subire gol, e questo è già un dato molto positivo per una retroguardia che ha trovato un diverso assetto con giocatori nuovi. E soprattutto va sottolineato che Di Gregorio in queste 3 giornate mi sembra di poter dire che davvero, a parte il miracolo fatto con il Verona, dove gli è stato tirato fondamentalmente addosso, ma lui c'era, di grandi parate non ne ha davvero dovuta eseguire alcuna. E quindi questo può essere una parte di bicchiere mezzo pieno da tenersi stretti al cospetto di una partita sicuramente rivedibile. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, buona serata e fino alla fine. Ciao!